Salve, oggi vi faccio vedere come poter trasformare un centrale come questo che è in Giada. Vedete che è tutto con forellini, per cui diciamo è possibile in questi forellini attaccare delle perline. Ora, io chiaramente questi fori che sono al centro non li userò perché possono servire per fare delle congiunzioni. Comunque io mi occupo praticamente di tutti i fori che trovo sul perimetro esterno e sto facendo appunto col corallo questi ciondolini. A poco vi faccio vedere come li sto lavorando. Allora, naturalmente io utilizzo i chiodini, questi che hanno la pallina dietro, quindi vado con la pallina dietro nel foro qui dietro in maniera che rimanga bloccato, poi giro così il chiodino e lo taglio più o meno all'altezza di 2 cm. Poi, no, scusate, ho sbagliato già. Ecco, quando faccio le dirette sbaglio. Allora, ricominciamo. Questo lo infilo nel foro. Stavo guardando, scusate se qui c'è un altro foro o no. Questo è un foro? No, non è un foro. O è un foro? È un foro venuto male, che non ci entra nulla. Vabbè, passiamo a questo. Allora, mi ero dimenticata di infilarci la perla, poi dopo facciamo il cappietto. Allora, la perla, tiriamo giù il chiodino. E prendiamo i soliti 2 cm e facciamo il nostro cappietto. E qui ho già infilato 3 perle di corallo. Poi vado avanti, mi cerco un altro foro, sempre nel perimetro esterno. Adesso non lo vedo, eccolo qua. Prendo un'altra perla di corallo, la infilo. Io ho scelto il corallo perché stacca molto col verde e come pietra mi sembrava ci stesse bene, come perla, anzi non come pietra. Allora, e qui abbiamo sempre il solito discorso, cappietto. Fateli bene questi cappietti perché poi dovranno reggere un ciondolino, quindi chiudeteli bene, controllateli bene, perché se lo fate dopo poi uno si dimentica e si ritrova a doverli regolare tutti. Quindi più piano andiamo e meglio è. Io solitamente nei video cerco di andare veloce e invece penso che sia meglio andare con calma, perché poi allora si sbaglia. E quindi io continuo su tutto il perimetro esterno a fare questi cappiettini ai quali poi attaccherò ovviamente dei ciondoli. Allora, andiamo avanti con un'altra perla. Ovviamente poi questo diventerà il centrale di una collana, però prima dobbiamo creare il centrale. Allora, andiamo avanti, infiliamo quest'altra perla. Calcoliamo sempre 2 cm. Io calcolo il mio dito, vedete, taglio più o meno dove finisce il mio dito. Che dovete avere un'unità di misura che sia sempre uguale per fare i cappietti tutti uguali, perché i cappietti diversi sono orrendi. Quindi dovete utilizzare una forma di unità di misura. Io uso il mio dito, che è la cosa più semplice. Allora, qui c'è un altro foro, entriamo anche in questo, perché questi pezzi forati vengono utilizzati in vari modi, no? Io ne ho già montato un altro, vi faccio vedere. Però l'ho montato soltanto come centrale e bassa, senza niente di ciondoli, perché vedete, questo era lavorato in un modo che non mi permetteva. Sì, ci sono dei fori qui più piccoli, però non potevo entrare qua e mettere il ciondolo, stava male. Questo
Quindi io ho fatto un centrale semplice così per una collana che poi andrà a cadere in questo modo. Però qui invece che c'era la possibilità di realizzare un po' di una creazione un po' più originale, mi piaceva di più creare appunto un po' di ciondolini, tanto più che il centrale deve sembrare un pochino più ricco. Perché poi ci sono i clienti che vogliono i centrali semplici con niente attaccato. E poi ci sono i clienti invece che vogliono le cose un po' più elaborate, che non siano banali. E quindi si cerca anche di lavorare per quella clientela. Anche se devo dire la verità, qui non entra, come si blocca. È stato fatto male il foro a questa perla. Vabbè, questa lasciamola perdere. Dicevo, noi, io creo tantissime cose, poi la difficoltà è trovare la persona che ha lo stesso gusto, la stessa esigenza, e il problema è enorme, perché non sapete quanto sono difficili i clienti, perché se gliel'ho fatto in una maniera sicuramente lo volevano in un'altra, e l'ho fatto in un colore lo cercavano in un altro. Quindi io spesso e volentieri faccio tanti oggetti e poi spero che fra i tanti un cliente ci sia, perché adesso con la bigiotteria e tanta gente che vende anche roba fatta, pronta stampata, il lavoro a mano è andato a farsi friggere, e purtroppo invece no, purtroppo e invece sarebbe da rivalutare, perché le cose fatte a mano sono uniche, irripetibili. Le cose fatte a macchina si trovano dappertutto ormai, non ci sono problemi, per cui restare, diciamo così, con gli oggetti invenduti è spiacevole quando ci si è lavorato tanto, e a volte mi è toccato disfare, come oggi ho disfatto degli orecchini avendoci lavorato magari un pomeriggio per farli, però a questo punto li ho disfatti e ho realizzato un'altra cosa con questi orecchini. Ho guardato che ho saltato uno dei fori, scusatemi, ma non è che si vedano tutti bene, ecco qua ce n'è un altro. E quindi guardate, quando si fa un lavoro e dover disfare un lavoro fatto a mano, frutto di magari non dico un pomeriggio, ma le ore di lavoro, è veramente deludente. E a un certo punto bisogna farlo, perché la clientela vuole. Cioè, si cambia proprio metodologia, no? Perché purtroppo nella bigiotteria più impari le tecniche, più le tecniche aumentano, e quindi tu ti sei imparata un po' di tecniche, poi vedi che saltano fuori. Adesso, per esempio, è uscito fuori da un po' di tempo, c'è il punto peruviano, che io vi dico sinceramente, io non sono riuscita a riprodurre ancora, pur provando e riprovando, perché a parte la spiegazione che è tutta in brasiliano e quindi anche difficile a comprenderla, ma proprio non mi riesce cioè quello che fa la signora nel video, io non riesco a capire come fa a farlo, perché a me non viene. E mi sono messa lì con tutta la santa pazienza, poi ho detto vabbè, qui è venuta via una perlina, no, non è venuta una perlina, dicevo. Delle volte si dice vabbè, lasciamo perdere, no? Ci saranno tempi migliori, però questa tecnica ho visto che sta spopolando, perché ho visto anche su Pinterest, ho sbagliato, vedete, parlando sbaglio, perché non devo tagliare il chiodino, lo devo tagliare dopo. Allora, su Pinterest ho visto che ci sono delle persone che fanno già questi bracciali, queste cose con questo punto peruviano, che è bello, tra l'altro, è molto bello, è un effetto molto
scenografico, sembrano quasi bracciali fatti in oro, no? Purtroppo io non sono riuscita a capire, anzi, se qualcuno di voi lo sa fare, mi mandi un messaggio. Perché ho visto una signora italiana che ci si è cimentata, ma sinceramente la spiegazione che ha fatto non era sufficiente, perché io ci ho provato e riprovato, come dice lei, ma non viene, per cui è qualcosa che è sfuggito nella sua spiegazione. E poi non ho visto nessun italiano per adesso parlarne. Eppure è un bellissimo punto che vedo che gira e non sono riuscita a impararlo. È un punto da fare chiaramente con la maglia di alluminio, eh? Non è un punto da fare a maglia di cotone, però siccome la spiegazione è purtroppo in brasiliano, che è praticamente portoghese, no, non è così semplice capire cosa dice la persona, perché fosse spagnolo magari sì, ma il portoghese è tutt'altra cosa. E quindi io per adesso non ci sono riuscita, sto cercando di capire, ma è veramente difficile perché loro fanno dei video, ma non sono molto dettagliati questi video. Si vede molto male il punto, e quindi quando poi l'hanno realizzato, mi dice: sì, va bene, l'ha fatto, ma come ha fatto? Ecco, non vanno lenti come sto andando lenta io, vanno molto più veloci, e ovviamente capisce chi vuole capire, cioè chi può capire, magari un brasiliano capisce perché si aiuta con la parola, ma uno che non sa il brasiliano rimane un po', diciamo, fuori campo, no? Bisognerebbe trovare un brasiliano che mi traduce. Ora, io non conosco nessuno che si possa mettere lì, anche perché poi non è solo questione di mettersi lì e spiegarmelo, ma ci vuole una persona che lo sappia fare, il punto. Cioè, sappia prendere l'uncinetto, mettersi lì e lavorare. Perché chiaramente lo devi realizzare il punto. Allora, quando l'hai realizzato, lo puoi spiegare a qualcun altro. Oppure bisogna stare lì in due. Ecco, adesso questa non entra nemmeno. Io vorrei sapere perché queste caspita, ecco, queste pelle hanno i punti storti, li fanno storti, quindi non entrano i chiodini. Quindi io dovrei trovare una persona che sa il brasiliano e che sa anche fare l'uncinetto. Quindi stare con lei e vedere il video insieme e capire cosa sta facendo quella lì, il che non è detto neanche che lo capisca una che sa il brasiliano, perché poi la questione è anche tecnica. Io spesso ho visto dei tutorial che non erano in brasiliano, erano in italiano, ma purtroppo anche qui ho dovuto ripetere, ripetere, ripetere finché ho imparato. Però, ripeto, non è tutto così facile, sulla, cioè, l'arte del fare gioielli non è così immediata. Io adesso sto facendo un lavoro che magari alcuni non riescono a fare per mancanza di manualità, perché io tengo dei corsi e vedo delle persone che si ritirano dai corsi perché non sono capaci di infilare un filo di perle coi nodi, che è la base per me. Cioè io se comincio un corso comincio con l'infilatura di perle, e io credo che sia fondamentale per una persona che lavora in questo settore sapere infilare un filo di perle come si deve con la canottiglia e tutto qua. E sono già due persone che si sono ritirate perché si sono perse d'animo vedendo che non riuscivano a fare il lavoro con la canottiglia e con i nodi, cioè soprattutto fare i nodi, no? Quindi pensate, no? Quante cose possono sembrare facili ad alcuni e difficili ad altre. Alcune persone si fermano lì perché? Perché gli manca proprio la manualità. Allora, se uno non ha già pratica, non ha già lavorato, non ha già fatto cose, non può neanche imparare nuove cose. È chiaro che si deve partire sempre da un basso livello. Adesso io vedo, ce n'è ancora uno qua, perché questi buchini li hanno fatti in un modo un po' nascosto, non si vedono tutti. Però è chiaro che se ne salto uno, poi faccio una figuraccia. Allora, attacchiamo anche questo. E poi dovremmo aver finito. Andare a vedere ancora quel buco.
che avevo visto prima, se si può allargare in qualche modo per fare. Dunque, ce n'era uno. No, li ho riempiti tutti, mi sembra. Fatemi girare un po'. No, no, li ho riempiti tutti. No, no, non ce n'è vuoti. Fortunatamente li ho riempiti tutti. Adesso cominciamo col fare. Allora, innanzitutto spingiamo in giù le perle perché devono stare tutte fuori. Io lavorando adesso le avevo lasciate un po' morbide, ma vanno tutte spinte in fuori, perché poi andrà attaccato il ciondolino, quindi devono stare esterne al lavoro, quindi tutte belle piatte così. Adesso scegliamo che cosa mettere. Io ci metterei una perla coltivata, che starebbe molto bene, però il mio problema è che non so se ne ho un quantitativo sufficiente, anzi sicuramente non ce l'ho. Vediamo. Perché di questa misura non ne ho tantissime. E infatti le ho già finite e quindi dobbiamo trovare qualche alternativa. Allora, aspettate, stavano bene le perle, però stiamo a vedere cosa posso trovare in alternativa. In alternativa si possono mettere delle perle di argento come queste. No, scusate, ho preso un'altra cosa. Pelle in argento che non ci stanno male. Perché pelle così ce l'ho, ma ce l'ho più grandi e poi viene quando sono troppo grandi vengono dei lavori veramente troppo grossolani, non mi piacciono. E quindi allora vediamo un po', se no ci sono cristalli dorati, ma non mi piacciono, troppo brillanti. Poi cosa passa al convento? Vediamo un po'. Ci sono anche i charms che si potrebbero attaccare. Dei piccoli charms. Però sono argentati e io il chiodino l'ho fatto dorato, cioè significa che dovrei ricominciare da capo. A parte che poi peserebbero un po' tanto, questi charms non credo che avrebbero un grosso successo. Quindi andiamo a vedere che cosa passa al convento. Qua abbiamo perle più piccole. Ecco, ci sono queste perle molto particolari che avevo preso, che hanno un bel colore dorato. Ecco, queste non ci stanno male. Togliamo queste, anche se la perla è sempre bella, però poi alla fine uno deve anche un po' diversificare il lavoro. Ecco, questi non ci starebbero male. Quindi togliamo l'argento che non mi piace. E per adesso abbiamo visto queste. Poi vediamo se ho altre perle, cristalli grossi. No, perle di quella misura lì, piccoline, non ne ho altre. Andiamo a vedere qua, perché ne ho tante perle. Poi vabbè, si potrebbero mettere anche volendo l'occhio di tigre, però pesa. E quindi anche qui andiamo, che vedete, le perle coltivate ce le avrei, ma sono troppo grosse. Andiamo a fare un ciondolo veramente troppo importante e non ce lo vedo. Troppo le perle piccole le ho finite. Allora, vediamo un po' che cosa c'è qua. No, cristalli, ci sono questi cristalli, ma sono un po' banalucci. Poi ci stanno questi color miele, non ci stanno bene. E c'è questa pietra verde che non ci starebbe male perché richiama la giada. Però è sempre pesante e quindi no, non è consigliabile. Direi che a questo punto forse quelle perline lì sono le uniche indicate.
guardo ancora in questa scatola perché c'ho 10.000 scatole con 10.000 perline. Ecco, ci sono delle perline un pochino più piccole che potrebbero andare bene con queste. Vediamo un po' se riuscissi a trovarne un quantitativo sufficiente. Queste non sarebbero male perché sono piccole. Allora, togliamo momentaneamente queste perché io mi sono fissata con le perle. E quindi per adesso questi li teniamo come soluzione di riserva. Adesso vediamo se riesco a trovare un po' di perle per fare questo lavoro con le perle. Direi che ci sono qua. Le devo solo tirare fuori dal filo in cui sono attaccate perché sono perle che ho staccato, però ne ho parecchie, anche se non sono tutte proprio perfette, però sono abbastanza adatte, direi. E quindi io farei questa prova. Sì, ce n'ho tante, quindi io farei la prova con le perle. Intanto vediamo se esce il filo da queste perle, perché eccolo qua. Sì. Allora, proviamo a fare così. Prendiamo queste perle, partiamo da quelle più grandi e prendiamo il solito cappietto, però questo qui ovviamente lo infiliamo nella perla che dovrebbe essere vuota e non lo è. Sì, lo è, perché il filo esce da questa parte. Ecco, dovrebbe col chiodino che c'è in cima, cioè la pallina, fermare la perla. Allora, la perla io a questo punto la uso come ciondolo perché non ci metto altro e quindi taglio il filo qua e mi faccio un cappiettino piccolino e poi prima di chiuderlo lo vado ad agganciare alla perla di corallo qui, così molto delicatamente e la chiudi la chiudiamo molto stretta perché se no si perde. Eccola qua e mi sembra che ci siamo. Ok, andiamo alla seconda perla. Prendo quelle un pochino più grandi perché quelle barocche sono piccoline e queste non vanno bene. Allora, queste le togliamo e lasciamo quelle un pochino più grandi perché se no sono sbilanciate come dimensioni. Allora, anche qui prendiamo la perla, facciamo il nostro cappietto. Io faccio un video lungo, vi faccio vedere tutta la realizzazione. Poi voi siete liberissimi di non guardarlo tutto, ma a volte può essere anche utile vedere come si realizza. E a un certo punto interromperò il video, farò la seconda parte in cui vi farò vedere com'è finito, perché se no andiamo avanti, qui sono già 22 minuti, diciamo che oltre i 30 poi il video diventa troppo lungo, quindi facciamo un video di 30 minuti, faccio un po' ancora vedere come attaccare questi ciondolini. Sempre per quelli che sono ritardatari o che comunque non hanno capito come si fa. È un lavoro di pazienza, come vedete, ci si mette tanto solo per fare un centrale e poi si spera che piaccia a qualcuno. Poi, se volete rendere questo lavoro ancora più prezioso, visto che parliamo di giada, corallo e perle, non dovete fare altro che utilizzare i chiodini d'argento che ci sono, però io personalmente non, e questo per esempio è venuto già via. E ne era chiuso bene, strano, perché l'ho girato, l'ho rigirato e no, non si è chiuso bene. Ripeto, potete anche farli con l'argento, però costano i chiodini d'argento. Fate un bilancio costi-benefici perché vi posso garantire che poi quando sparate il prezzo dicendo che sono in argento vi dicono ma costa troppo e lasciano perdere. Per cui io ve lo dico, la possibilità c'è di farlo in argento, però per adesso io mi tengo sul
su questi che sono da bigiotteria, appunto, non vado oltre. Ma la possibilità c'è perché li vendono in argento, però costano cari, li vendono a peso, quindi chiaramente, so, un ciondolo così che è già tutto lavorato, facendo anche, considerando anche il tempo che si è perso per farlo, poi si mette anche l'argento e la persona mi dice no, mi interessa. Perché poi allora se ci mettete i chiodini in argento dovete mettere anche la catena in argento, chiaramente non potete più usare una catena in alluminio. Quindi io per adesso mi attengo alla catena in alluminio. E se voi volete potete fare la stessa versione però con il chiodino in argento e chiaramente a questo punto poi la collana deve essere realizzata con una catena in argento. Non potete fare un mix, quindi io sto usando l'alluminio che userò anche come catena. Allora, io adesso finisco questo ciondolo e poi farò la seconda parte in cui vi farò vedere come si attacca alla collana. E ci vediamo più tardi.